tutti, ecco qua il progetto del giovedì per questa coperta patchwork. Allora, io qui già siamo alla ottava, se non sbaglio, di mattonella. Siamo all'ottava mattonella, alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esatto, queste sono uguali, 7, e questa che faremo oggi è l'ottava. Allora, le mattonelle sono tutte, allora le trovate intanto tutte nella playlist mattonelle patchwork, c'è proprio una playlist con questo nome. E le mattonelle misurano tutte uguali, cioè la misura è questa, adesso ve la dico. È circa 15 e mezzo per, sembra 13 se non sbaglio, 15. 15 e mezzo per 15, più o meno sono stessa misura, stessa grandezza. Allora, se io utilizzo un uncinetto numero 4 e dei gomitoli, questi qua che si trovano nelle mercerie, costano molto poco e sono di lana acrilica, non è pura lana. Io però posso, e poi con gli avanzi di lana, vedete, posso fare qualche disegnino centrale. Allora, se però per voi avete dei filati un po' diversi, vi conviene magari fare delle catenelle e vedere quanto misurano. Poi cercate di, non è importante la misura, se vi viene di 10, fatene tante di 10 centimetri, non è un problema. Queste sono un po' grandine, ovviamente più fate grandi, più fate prima a finire la coperta. Eccole qui, qui vi faccio una carrellata di tutte le, questa e questa sono uguali. Perché sono uguali? Perché in effetti poi di ogni mattonella, magari di quella che ci piace di più, le possiamo fare tante e di tanti colori. Vedete, queste qui le possiamo fare di tanti colori. Scusate, mi è caduta la luce, mi sono anche messa paura, tra l'altro. Allora, questa luce è precarissima, no, precaria di più. Allora, iniziamo. Oggi monteremo, io monterò 25 catenelle, 25 catenelle e ci rivediamo subito. Ed ecco qui le 25 catenelle. Allora, vi volevo dire che questo progetto, oltre a realizzare una copertina, impariamo anche alcuni punti. Per esempio, questa, se non sbaglio, è la numero 2 con questo punto. Questa è un'altra mattonella, questa è fatta con la maglia alta, anche questa. Qui impariamo a fare i cambi colore. Vedete, questo è il rovescio, questo è il dritto, facciamo il cambio colore. Questa impariamo a fare una mattonella Old America. E questa invece impariamo a lavorare a coste, vedete, in una maglia in rilievo. A questo punto di solito ci si fanno i maglioni, i bordi dei maglioni. Allora, oggi invece impariamo la mezza maglia alta. Allora, ho fatto 25, metto il filo sull'uncinetto, salto una, due e nella terza vado a fare la mezza maglia alta. Ecco qua, tiro fuori il filo e chiudo tutte quante le maglie. La maglia alta, non so se ve la ricordate, era così, così. E così, mentre con questa noi facciamo in questo modo, mettiamo l'uncinetto e tiriamo fuori tutto quanto. Quindi questa è la mezza maglia alta. Ora continuiamo così, facendo sempre attenzione, e alla fine avremo sull'uncinetto 24 maglie. Quindi attenzione a quando si fanno i giri per fare questi 15 centimetri, che siano sempre 24 maglie. Perché allora l'ultima la prendiamo, come ve la faccio vedere, lo facciamo insieme. Ecco, aspettate che arrivo in fondo, sono quasi arrivata. Ecco, così le contiamo anche insieme.
poi faremo un bel disegnino al centro di questa mattonella. Allora, ogni mattonella, ovviamente, non so se già ho detto, ma mi sembra di sì, la potete fare nei colori più svariati che vi piacciono. Quindi, per esempio, vedete, queste io le ho fatte una celeste e una verde, ma questa qui, per esempio, che è la Old America, la potete fare in tanti colori, oppure questa la potete fare metà di un colore e metà di un altro. Insomma, creare altre mattonelle, non fermarvi solo a quella iniziale, perché poi la coperta, la grandezza ovviamente della coperta sarà in proporzione a quante mattonelle creeremo. Adesso non so di preciso quante mattonelle di preciso andremo a creare, ma vedrete che saranno un bel po'. Allora, vediamo, contiamo, ma dobbiamo avere, quindi queste sono le 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, vedete? E adesso giriamo con una e due, solo 2 catenelle perché è una mezza maglia alta. Io di solito la maglia alta la giro con 3. Allora, questa prima non la contiamo perché fa parte di questa, cioè questa è come se stesse sopra questa, quindi questa qui, e facciamo la seconda. E così via. L'ultima, contiamole sempre, vi conviene sempre contarle se siete principianti, altrimenti non c'è necessità. Allora, sempre 24 maglie e l'ultima vi faccio vedere dove andarla a lavorare. L'ultima, quando arrivate qui, lavorate qui, lavorate poi questa qui proprio qua al centro qui. Prendete oppure prendete questa maglia qui, questo come vi viene più facile. Ok, quindi continuiamo fino ad avere un'altezza pari all'altra mattonella, a un'altra mattonella. Se questa per voi è la prima, l'altezza pari deve essere, ecco qua, l'altezza pari deve essere di 15 cm, quindi poi continuerete a farle tutte di altezza 15 cm per 15 cm, quindi viene così. Ok, ci rivediamo quando io ho finito di fare tutta l'altezza. Finito di fare anche questa mattonella, come vedete la misura è la stessa, ecco qua, vedete voi, ecco, precisa, uguale a quest'altra e a quest'altra. Allora adesso andiamo a fare una bella stellina qui al centro, quindi andiamo a piegare la mattonella così, ecco. Poi la piegheremo nuovamente così e troviamo il centro della mattonella che è questo. Eccolo qua. E questo è il centro. Adesso il dritto, mi sembra che sia questo qua. Esatto, eccolo qua. Vedete, questo è il centro della mattonella. E andiamo a fare una stellina, quindi vado qui proprio in linea con la perlina, ecco, stessa misura qua, così, ecco, poi vado stessa misura più o meno, non è che dobbiamo andare a fare gli architetti. Ok, così, e anche da quest'altra parte, aspettate, la faccio un pochino più, ecco, qua, è troppo lunga? No, può andare, ecco qua, così, poi qui, ecco, aspettate, qui, ecco. Questo punto, questa possiamo ritogliere, poi qua, ancora qua, ecco, e ancora qua. Poi andiamo qui centralmente, ecco,
e andiamo un po' a bloccare in questo modo. Ecco qua, e la nostra stellina è fatta. Cioè, questo era molto molto semplice, eh? Ok, tutto qui. Abbiamo finito la nostra mattonella patchwork, quindi qui facciamo un nodino e possiamo anche tagliare. Ecco qua. Ecco. Purtroppo hanno un dritto e un rovescio, alcune altre no, ma comunque non è un problema se la copertina da una parte c'è un nodino. Oh, mamma mia, queste forbici non tagliano per niente. Ecco fatto la nostra ottava mattonella, tutta per voi, semplice semplice. Abbiamo imparato a fare la mezza maglia alta, tutto qui. Ok, ci vediamo giovedì prossimo e per un'altra mattonella, e sarà molto carina la prossima, la nona, e faremo con delle noccioline e il punto alto e delle noccioline, quindi impariamo a fare le noccioline nella prossima mattonella. Vi lascio quindi e iscrivetevi al mio canale, spero che vi siano piaciuti, vi piace questa mia playlist, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutte!